cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Immaginatevi la bellezza di sapere che Gesù sta diventando famoso. Quando i suoi discepoli si accorgono che anche gli stranieri, anche dei greci vengono a cercare Gesù, corrono subito dal maestro a dirgli: guarda che vogliono conoscerti, guarda che hai dei nuovi followers. Chissà che cosa si aspettavano che Gesù avrebbe potuto rispondere a questa loro osservazione, a questo invito a conoscere i nuovi possibili seguaci. Ma la risposta di Gesù spiazza completamente quei discepoli e spiazza completamente anche noi. Proviamo ad ascoltare. Giovanni 12, 20, 28. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La risposta di Gesù ai discepoli che lo chiamano perché dei greci vogliono conoscerlo sembrerebbe non c'entrare niente con la loro richiesta. E invece Gesù li sta educando ad una gloria diversa da quella del mondo. Non importa l'essere riconosciuto dagli uomini. La gloria di Cristo passa attraverso l'essere sepolto come il piccolo seme che viene buttato nella nuda, fredda, oscura terra, e da lì può rinascere portando frutti di bellezza e di bontà a tutti. Il Padre glorifica il suo nome e lo glorifica ancora, ma lo glorifica attraverso quel passaggio all'apparenza oscura e invece realtà di luce per l'eternità, che è l'offerta di se stesso, che è il morire, che è quella croce che noi tracciamo su noi stessi ogni giorno quando apriamo gli occhi. Che il Signore ci aiuti ad essere capaci di non cercare più la gloria di questo mondo, ma di cercare la gloria vera, quella che viene dall'amore, quella che viene dal dono di sé, quella che viene dall'essere abitati da quell'amore vero che non ha paura di sacrifici e di servizio ai fratelli. Buona giornata a tutti voi, carissimi. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano, il vento di Auschwitz portava nel cuore, e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano,
stringeva il dolore, un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore. La verità non è un uomo che parte vestito di bianco. Per mille paesi non sembra mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Guerra, fame e povertà hanno ucciso anche la dignità. Fai ricordo a questo cuore mio. Che Caino sono pure io. C'è qualcosa che cambia. Un popolo grida, noi vogliamo Dio. La libertà è solo un dono suo. Tu apri le braccia e incoraggi figli ad essere fratelli. Oh. Sulle labbra, vai e ricorda questo cuore.